Amici, ma soprattutto nemici bianconeri. Buonasera. C'è un po' di confusione, eh? Ho letto tantissime cose su Facebook. C'è un po' di confusione su questo fatto della Carini. Allora, io onestamente non ci ho neanche capito un cazzo. Cerco di esprimermi con parole molto semplici, con parole molto chiare, con parole molto oneste. Questa di qua ha il cazzo o non ha il cazzo? Perché se ha il cazzo, e allora è una vergogna. Un trans non può gareggiare contro le donne. Non ci siamo. Ma se questa non ha il cazzo, è nata femmina, cioè significa alle ovaie, all'utero, alle mestruazioni, alle tette, può restare incinta, può fare figli, c'ha tutto quello che concerne essere donna. Scusate, ma dov'è la polemica? Dov'è il problema? Perché c'è questo livello di testosterone più alto, ma questo testosterone più alto è una forma conformazione genetica, che questo testosterone più alto però risulta essere a norma con i parametri olimpici. Scusate, dov'è il problema? Se è questo il problema, poi se è maschio mi scappello di fronte alla vergogna, è uno schifo. Ma scusate, ma se mia figlia nasce donna e ha il testosterone un pochino più alto, quindi ha più forza rispetto alle altre donne, io la devo escludere dai contatti, diciamo, dagli sport da contatto? No, non penso. Cioè, no, questa di qua, poi, da quello che ho capito e da quello che ho letto, non è che Mike Tyson, non è che è indistruttibile. Questa annovera 5 sconfitte. Nel 2019, quando è stato il 2018-2019, non c'è stata questa polemica. Non c'è stato questo scandalo. Non è che siamo un po' piangina? Punto interrogativo. Non è che siamo un po' piangina, ragazzi? Scusate, ribadisco. Se è donna che nasce donna con la figa, non ci puoi togliere nessun tipo di diritto. Perdonatemi, scusate, ma io non posso gridare allo scandalo. Se questo livello di testosterone è nei parametri, soprattutto non è un livello di testosterone alto perché lei si bomba, perché lo porta di natura. La sua natura è questa. Scusatemi, dov'è lo scandalo? Io appena ho letto la notizia, io ho pensato che questa era una lussuria. Allora siamo di fronte alla vergogna più totale. Pensavo che era una lussuria. Allora, di fronte a questo dico, ma questo è uno schifo, un opprobrio, una vergogna. E poi invece ascoltando, leggendo qualche commento, leggendo delle persone, cioè, ho capito che questa invece è nata donna. Quindi secondo me stiamo facendo una polemica, diciamo, stiamo amplificando un po' l'odio. Stiamo amplificando. Quindi penso che bisogna alzare, secondo me, il piede un pochino dall'acceleratore. Perché poi ribadisco, io non è che ne capisca tanto di questa situazione, però è donna, è donna, è una donna, è una donna che ha sempre, ribadisco, i parametri che sono consoni ai parametri olimpici. Non è che questa ha un testosterone che va fuori, quindi tu non puoi partecipare perché va fuori. Ho sentito anche fare delle categorie a parte, come le Paralimpiadi, ma non è così, non si può fare questo, perché questa è donna. Questa è donna, scusate, poi non lasciate perdere l'aspetto, lasciate perdere la muscolatura, perché. Ma è donna. Non vi posso dire qualcosa di diverso. Questa è donna. Poi se io mi sfugge qualcosa, io ragazzi fatemela sapere nei commenti, magari io
capirò ancora meglio, ma io di quello che finora ho capito è semplicemente che questa ha più forza perché con un pugno, con un paio di pugni l'ha mandata al suolo e ho sentito non dovevi salire, non dovevi, dovevi buttare i guanti a terra, dovevi qua, dovevi là. Ma e pensavo che fossi un uomo col cazzo, che magari si era fatta tagliare il cazzo, si era fatto tagliare. Si era fatta se lo costruire la vagina finta. Quindi pensavo questo, un trans. Ma questo non è trans. Questa può fare i figli, questa può creare la vita. Quindi di che stiamo parlando? Scusate. È donna. Ha una forza di un uomo, ma è donna. Tutto là. Fatemi sapere, ragazzi. Un abbraccio. Ma se ci incastrate fino alla fine, forza io.